può la fotografia unire mondi distanti come impegno sociale e poesia, fare una sintesi cioè in cui il messaggio, l'impegno sociale siano tradotti in forma di bellezza? Sì, è possibile. A dimostrarlo è il lavoro di una fotografa poco conosciuta al grande pubblico ma venerata da molti fotografi. Il suo nome è Ellen Leavitt. Ellen Leavitt ha vissuto una vita straordinaria e silenziosa, lontana dai clamori autocelebrativi e prossima invece all'impegno sociale. Di lei è stato detto che le sue fotografie rappresentano una grande opera poetica in una visione unitaria del mondo, un manifesto impegnato, un inconfutabile di un mondo di vedere. Impegno e poesia. È Evans che incontra Cartier-Bresson. Tra l'altro, Leavitt ha conosciuto e frequentato entrambi. Nelle strade di Spanish Harlem, del Lower East Side e degli altri quartieri periferici di New York, non ancora contaminati dalle tentazioni claustrofobiche dettate dai consumi che da lì a poco ne avrebbero trasformato la vita e l'attività. Ellen Leavitt registra lo svolgersi di un dramma quotidiano, uomini e donne e bambini sulle strade e i marciapiedi che si somigliano a una grandiosa e crudele metafora di una vita che sceglie accuratamente le vittime tra i suoi figli minori, colti in quella che può definirsi la cerimonia di un'inconsapevole innocenza. Siamo al limitare degli anni 40. Poco più tardi anche l'inconsapevole innocenza americana svanirà per sempre e nulla sulle strade sarà come prima. Per questa ragione le fotografie di Ellen Leavitt rappresentano una testimonianza d'eccezione, il canto lirico di una generazione delle piccole cose, al margine del fluire sociale, dove però, e lo si percepisce dagli scatti, alla visione poetica non manca una nota di ironia. Una disperata leggerezza da contrapporre come antidoto alle durezze di una depressione economica infiltratasi fin dentro le strade di New York. Con la sua Leica, Ellen Leavitt combatté come poteva l'ingiustizia e le disparità sociali. Usciva di casa e scattava, senza un progetto. Tutto prendeva vita sotto i suoi occhi, in un bianco e nero deciso, rigoroso, così divisivo da somigliare alla vita. Ma il bianco e nero non rappresenterà per sempre il suo linguaggio totemico. Sul finire degli anni 50, Ellen Leavitt sperimenta la potenzialità del colore che irrompe prepotentemente tra i codici espressivi della fotografia, fino a renderla tra i massimi rappresentanti della New Color Photography, insieme a gente come Leiter, Eggleston, Herzog e Haas. E di quelle fotografie soprattutto non resta che un profondo rammarico. Nel 1970 dei ladri si introducono all'abitazione di Ellen Leavitt e portano via le fotografie e i negativi. Le sole poche immagini rimaste sono state raccolte e unite in quelle scattate anni dopo in Slideshow, The Color Photograph of Ellen Leavitt, che vedrà la luce solo all'inizio di questo secolo. Tardi, colpevolmente tardi. Ed è in questo ritardo temporale, nell'amnesia generale del settore, che Ellen Leavitt viene dimenticata. Eppure, nel luglio del 1939, la nuova sezione fotografica del MoMA includeva il suo lavoro nella mostra inaugurale. Nel 1943 è la prima fotografa donna a esporre una personale e nel 1955 Edward Steichen la chiama per una grande mostra, The Family of Men. Poi, come spesso accaduto alle fotografe, l'oblio. Ma che accada a una delle più grandi fotografe del Novecento è perdonabile solo con una sua piena riabilitazione. Una promessa che le dobbiamo e con un impegno pari a quello che Ellen Leavitt ha mostrato verso i meno fortunati.